i calciatori di un top club sono stati derubati durante una cena di squadra. Il colpevole è già venuto a galla, spiazzati i tifosi. La vittoria, alla fine, è una questione di dettagli, anche minimi ed impercettibili ma comunque decisivi nel raggiungimento, o meno, di un determinato obiettivo. Lavorare in maniera costante sul campo e provare in continuazione i movimenti da fare in partita, di conseguenza, non basta. Serve altro, come ad esempio intervenire sulla mente dei giocatori allo scopo di renderli ancora più attenti e aumentare il loro tasso di reattività. Diverse le idee che possono essere attuate per aiutare la rosa a stare maggiormente sul pezzo, compresa quella di farla derubare da un team di ladri appositamente ingaggiati. O almeno, così la pensa Mikel Arteta, il tecnico dell'Arsenal, giunto secondo nella scorsa edizione della Premier League a soli 2 punti dal Manchester City campione d'Inghilterra, ha infatti assunto di tasca propria dei borseggiatori invitandoli a trafugare, nel corso di una cena di squadra, gli oggetti di valore posseduti dai propri giocatori tra cui telefoni e portafogli. A rivelare quanto accaduto è stato The Athletic. La refurtiva, a fine serata, è stata riconsegnata ai rispettivi proprietari con Arteta che, nell'occasione, ha voluto mettere in guardia il gruppo invitandolo a restare sempre preparato a qualsiasi evenienza. La concentrazione in casa Gunners, come testimoniato dalla vicenda, è quindi già ai massimi livelli. E non potrebbe essere altrimenti. I giocatori di un top club derubati, la verità viene subito a galla. Il debutto in campionato avverrà il 17 agosto, all'Emirates Stadium farà visita il Wolverhampton, con i londinesi intenzionati a fare bottino pieno così da lanciare subito il guanto di sfida ai Citizens. In seguito, è prevista la trasferta sul campo dell'Aston Villa. Molti i volti nuovi sbarcati alla corte dell'allenatore spagnolo, tra cui Riccardo Calafiori prelevato dal Bologna per una spesa complessiva pari a 50 milioni tra parte fissa e bonus legati a determinati obiettivi più una percentuale sulla futura rivendita. Preso, inoltre, David Raya che nell'ultima annata ha militato tra le fila del Brentford. Acquisti mirati, volti a consolidare basi già ottime e rilanciare le ambizioni di gloria dei Gunners, i quali, al tempo stesso, hanno salutato Emil Smith Rowe, passato al Fulham, Nuno Tavares, alla Lazio, Mohamed Elneny, all'Al Jazeera, e Cedric Soares, lasciato libero dopo la conclusione del contratto. Arteta, dopo essere stato ad un passo dal trionfo, continua a sognare in grande, da qui la richiesta al gruppo a sua disposizione di crescere ancora e curare ogni minimo dettaglio, campo ed extracampo.